comunque qui Saga Amulet. E cominciamo bene. Saga Amulet. Nessuno elende il nulla per Andy Garcia, che non se l'è sentita. Però, appunto, dall'altra parte c'è la famosa scammata. Ricordiamo che Amulet solitamente, insomma, tiene con tante lande e poche spell, quindi solitamente Griff toglie molto e poi ha strada, insomma, per andare ad attaccare il life total dell'avversario. Allora qui trova una mano con anello, scimmia, summoner pact e un altro amuleto. Manca qualcosa in questa mano. Mancavo le terre. Non benissimo. Però altro... dice nel gioco 30, pensate di più, in realtà 35. Poi con 200 amuleti ne basta uno. Comunque qui che scarti? Lui non ha la scammata, Che scarti tu? Che scarti Jacopo? Che scarta Andrea? Perché è un peccato che l'abbia tirato subito, perché se lo fa turno 2 magari... Lui ha Ragavan, vedi, con Ragavan se adesso gli pesca verde in faccia, gli mette quella scimmia, ciao ciao proprio, Vediamo un po'. Con quelle bustine giapponesi, chissà cosa dicono. Però mi sa che non è arrivato il verde per Dominic Harvey. Lo slow roll. Niente vero. Allora Ragavan ha super senso. Ragavan connette. Potrebbe farlo se vuole, ma non penso voglia. Oddio, ha senso? No. Ha due terre, quindi no. Fa favola sicuramente. Io forse faccio Daudi qua, forse no? Sì. Cioè Daudi mi sembra importante nel matchup. Invece no, fa la triade. Non si fa perdere l'occasione di fare un bel 2-4. Qua. Ma. Fa la triade. Ma. Dirò. Perché? Ti dirò. Non vorrei espormi, ma. Boh. Aveva tre scelte, probabilmente ha fatto la peggiore. Va bene, adesso... Daudi, favole e triade. Va bene lo stesso. Avessi avuto l'altra terra l'avrei fatto anch'io, però così, non lo so, non mi piace sta giocata. Va bene. Doppio amuleto, zero terre. A meno che una carta non la conosciamo. Quella di questo turno, dobbiamo vedere. Ha pescato, vediamo cosa ha pescato. Passa, porca. Mazza, ma che mano ha tenuto, Dominic? Contro scam... Devi tenere con tante carte e poche terre. È tanto, un po' così. Mazzo ha tantissime terre. Qui se pesca Bounce fa 8 mana però. No, 4 mana, scusate. Sì, però c'ha Bradipo, quindi ne fa 7. Ne fa 7. Sì. Quindi può tirare amuleto che ha in titano che ha in mano. Basta che pesca una Bounce land col verde, chiaramente. Può passare da 0 a 7 mana. Da 0 a 7 mana, esatto. Cioè quanto lui ha Terminate in mano? Fare Fable prima? E tenersi up di Terminate, quanto era meglio? Forse sì. Però viene premiato da un'altra messata. Viene premiato. Cioè, addirittura questo uno voleva fare Saudi e Open di Terminate. Cioè esatto. Proprio... Tra l'altro ne parlavamo tanto con Jacopo. Spesso e volentieri capita che a questo gioco tu vedi gente sbagliare che poi viene premiata. Pazienza. È il gioco. Quante volte sbagli tu e vieni premiato? È ciclico. Ah, io mai. No, non è vero, sicuramente sarà successo. Ora Titano glielo tira. No! È arrivato. Il Titano. Glielo tira perché l'ha scartato? C'ha tre tesori. Gli ha rubato di Ragavan. C'ha tre tesori, non l'ho visto, wow. Dai, allora, castello e fetch. Qua butta veramente male, ma ragazzi. Il punto è che, ripeto, con questa bounce land lui fa comunque un titano rapido, devastante, che mena. Sono tanti. L'ha pescata quella nero-verde. Grazie mille a Zardust per aver regalato un... abbonamento in canale. La pescata del verde? Sì, comunque sia, ci dice buon Sargon Vito che non ne fa 7 ma di più, perché ogni bounce land ne fa 4. Entra, è tappata. Ne fa 4, sì, allora no, è giusto. 4, riprendo il mano, con uno verde la rifaccio, 4, 7, ha ragione Mengo. Vediamo. Può succedere di tutto. Ma veramente può succedere di tutto qui, eh? Se lo scoppia questo turno impazzisco. Ma lo può scoppiare, eh? Se, scusami, lui non ha in mano né il, come si chiama, il castello, la bianco... Cioè, tutto è nel mazzo, con Titano potrebbe farlo, no?
Vediamo. E buon Andy con su Terminate in mano, ma ha detto questo 6-6 me lo... Facciamo questo 6-6, ecco. Un 2-4, ah, un già 6-6. Non vince perché c'è il 6-6. E beh, non si sa, però comunque può fare con due amuleti vinci, con due amuleti vinci. Con due amuleti di solito, effettivamente, una bounce hand e due amuleti, di solito. Ok, torna la bounce hand in mano, ha quattro mana in pool, arriva Arboreal Grazer, che è la carta che veramente serviva in questo momento, altri quattro mana, quindi eccoci fa qua. Tutto pian piano, giustamente. Sette mana, come avevamo detto. Una terra la fa. Guarda, guarda come sposta gli amuleti. Adesso guarda, ti devo tirare una cosa. Devo fare il board. Ti devo tirare un una verde. Cosa forte. Un verde in pool, titano primitivo. La vediamo. Tra le carte più aggressive. Quanto è bello titano che ti dà quella inevitabilità, no? Cioè, nel senso, adesso tutte le carte lo fanno. Una volta lo faceva solo titano, no? Che entrava, non vince in questo turno, ma vince in quell'altro. Forse in questo turno, chi lo sa. Vediamo. Ti ripeto, è probabilmente uno dei giocatori di Amulet più forti al mondo. 9-3 al Pro Tour. Dubito sbaglierà. Assolutamente. la sequence. Ok, prende due Bounceland, non prende la terra che dà rapidità. Perché dice non alzare perché ma no, è tranquillo. Ma perché ha un, come esatto. Si chiama, un patto in mano, per quello lo fa. Esatto, quindi sicuramente esatto. Può tirare un altro titano adesso. Ha 5 verdi. Che figata. Sì, grande turno. Bounceland entrambi giù, via. Poi. Patto. Così vince. Perché dà rapidità a due titani. Sì, ed è a 16, quindi doppio attacco, rapidità più 2 più 0 sono perché 16 danni. Perché un titano solo non bastava. No, forse sì, perché travolge di 4. Sono... perché lui c'ha un blocco. No, cioè un titano solo non bastava, ne aveva 2. Aveva 2, quindi arrivederci e grazie. Quindi capite come le terre da Amulet non servono. Aveva gli amuleti, aveva i titani, gli bastava solo una Bounceland. Quindi è un combo deck, non devi pensarla come un limited, non ho le terre mulligo. Ho 3 pezzi su 4 della mia combo, tengo. E questo comunque quanto fa la conoscenza, cioè a parte qua parliamo di una conoscenza super profonda del mazzo dell'archetipo. Però comunque l'abbiamo detto prima, lo ridiciamo, Terminate Open te lo puoi tenere. Terminate Open te lo puoi tenere, certo. Ogni tanto te lo puoi tenere. Però non so quanto, adesso vediamo. Perché lui adesso dà rapidità a entrambi i titani con Boros Garrison e Stronghold. Sì. Avendo due amuleti, fa questa mossa, gli dà rapidità a entrambi. Attacca più 2 più 0 e vigilance rapidità ovviamente. Io sono 286 e come si chiama Sun Home qualcosa da doppio attacco e da doppio attacco a quello non bloccato e quindi no, con Terminate Up non penso perda no perché a quello con doppio attacco c'è lo sparo. No però ovviamente dice lui a doppio attacco quindi 16 danni. Sì, giustamente, anche con Terminate Up non anche è bloccante. Con Terminate Up? Devi tenerti indietro la Driade, però con è lunga dopo. Dopo non chiudi più. Cioè lui Andy ha voluto mettere un block. Certo. Ha detto, oh, vi però faccio. Non l'ha preso quello da doppio attacco, No. Forse l'ha pescata. No, dai. Caspita, dove l'ha pescata? No, com'è possibile? Ha pescato terra? Ah, no, è il primo trigger questo. Ah, il primo trigger, ora la prende, certo. Ah, certo, due certo, titani. Certo. Due titani. Eccola. Però ora non ha più la bounce nella tavola. Ah, c'ha due mana bianche e verdi open. Grande, grandissimo. Sì, perché usa un blu, un verde, un bianco, un rosso, un sì, blu, un verde, un bianco, rosso. Bellissimo. Ho visto una grande partita qua. E l'ha scoppiato, come hai detto tu. Zero terra fino a turno 4, 5. Zero, capite, anche questo è il bello del gioco, il bello del Modern. Zero terra. Cioè lui ha giocato una partita in cui veniva attaccato da uno, cioè con zero terra e l'ha scoppiato. Che figata, bravissimo Dominic, grande. 7 carte a testa. Finalmente apprezzo che hanno messo questa feature di dire quante carte hanno in mano iniziale, perché spesso... mi trovavo in future match a tenere delle mani debolissime perché erano dei male gana 5 e la gente faceva ah che male tenuto sì, non c'ho le carte non c'ho poi ti tocca pure sentire la chat ma sì, tu non li devi ascoltare no però tu sei fortissimo ma no in generale apprezzo che hanno aggiunto questa feature assolutamente. Allora scam di fiori di primo scam di fiori di primo. Mi piace che abbassi la testa. No, perché non la vedo. Vabbè, non è che si abbassi la testa, sì. Come no? Effettivamente. Ma come quando giochi ai giochi esatto, di vero, Formula vero, 1 vero, con la con le e dai, è un top. No, però Blood Moon, perché la fanno vedere? Ah, perché staranno parlando di quanto è forte Blood Moon.
Ok, no, sì, la evocazione di Fury è successa, anche perché Fury... Endurance non c'è, forse, no. Lo ammazza veloce, e non ha altro però, quindi se il giocatore di Amulet fa presto... Boom! 3-1, via. Mamma mia, che male. Ragazzi, che male questo. Foresta, Foresta removal. 3-1. A calice del nulla, mi piace, questa è una serata che io apprezzo molto. Calice del nulla contro Titani, perché i blocchi patti. I blocchi sì, anche lei... è esplosivo. Però è esplosivo. Cioè, è esplosivo. Ah, non è calice esplosivo. Però c'era calice, era meglio. Era figo. Lui adesso se pesca terra gli spacca quell'amuleto, quantomeno. Sono scomodo in questa serie. Sono scomodo in questa serie? Sì, no. Stare qua 10 ore. Perché stai fermo, io... Sì, tu ti muovi, fai cose. Ah, Doughty la può vincere questa partita, scartino. Guarda, io, il bello è che domenica ci ho giocato una partita di recente al Mox Playoff e ho vinto facendo Doughty di secondo e di terzo Griff, ti rubo il titano e te lo casto. Lo fai, certo. E Bloody. Poi là, attacchi, sì. 6, 12, 18 morti. Sì, sì. Invece qui farà esplosivo da uno per levare l'unico amuleto che si ritrova amuletto a terra. Che va bene, secondo me, ho giocata. Dismember mi è piaciuto un po', sono molto felice di vedere questa partita. Sì, probabilmente ne gioca una, tipo, sì, quelle classiche mosse. Dai, eccola qua. Vogliamo andare a vedere. Gli Amulet non si può permettere chissà quanti slot, esatto. Perché ovviamente è un mazzo. La mano di Dismember mortale. Gioca tre. Dismember. Questa è la lista di Harvey. Chissà quanti ne ha sei dati, ma sì. Ovviamente tutti. Ma la luna ce l'ha? Vabbè, non lo sappiamo, basta domande. La luna non c'è, ha fatto esplosivo spacco, come avevate detto, ed sì. È esiliato sotto. Chiaramente esiliato sotto Doughty, non che asserva al giocatore di Rakdos Evoke, però. Bounceland, quando non c'è l'amuleto, chiaramente. Il mazzo fa. Un altro mazzo. Arriva un raga vanno. Spero da Shadow. Ma sì. Non si cattano in questo come chat. No. Vieni? Sì. Sì, secondo me sì. Perché tu hai paura di Grazer? Ah, vabbè, c'hai rimozioni, qualche rimozione ce l'hai. Ti rampa luna, oh. Non ci sta. No. Ma forse non dai noi dai mai. Quattro mana. Ah, anello. Orchetto. Poche ho risposta, un danno a te. Vai a 6. Già a 6, Un attimo. Ma come ha fatto ad andare a 6? Dismember 4 ne ha fatti. Due attacchi di Doughty. Doughty ne ha fatti 6, 10. Due di Ragavan Dashato. Ragavan Dashato, 8 e 2. Vai 7. Vale male. Essendo queste tutte registrate. 3, 4, 5, 6, 7 è morto. Ah no, c'è l'anello. C'è l'anello. Ora sta pensando se pescare. Alla fine. La carta più. Sì, perché essendo sotto orco, però no, meglio cambia. Non cambia tanto. Orco spara per forza, ma di solito spara ad Doughty e tutto tranquillo. Tutto a posto. Arriva Fury. Fury Ragavan. E nulla, niente da fare. No? Fa Ragavan senza da sciarlo. No, fa pure basso. Perché non fa passo? Perché non mette Ragavan a terra? Avendo Fury in mano, magari. Ah, ok. Mi fa driade. Ci sta. Un danno. No, va 6. Un danno perché? Anello. Di anello. Ah, certo, scusate. Comunque... non so come può spangarla, però. Come può spangarla? Se adesso fa un amuleto e fa tutta la cosa di prima. Sembra in vena di miracoli. Insomma. Sì, se si scomba, si scomba. C'è Valakut, Dria, c'è un sacco di patti. Che se c'era quel calcio. No, vabbè, però l'esplosivo è andata meglio, dai.
Beh, l'esplosivo a lui serve per forza per levare Amuleto, perché se no deve giocare roba tipo Cast in the Fire, così, però levando più amuleti alla volta, secondo me esplosivo è la sedata giusta. Poi non so se ha sedato anche calici, io lo sederei personalmente, perché credo che ci siano delle carte morte in questo matchup, però non ho giocato Rakdos Evoke abbastanza per saperlo, insomma. Bella la pedina Land Drops. Che i giocatori di Amulet fanno la classica domanda, no, fatta terra, fatta terra sicuro, no? Fanno solo quello, dico, porca, certo. Eva, contati le terre, stai giocando un mazzo che fa le terre, cioè, chiedi a me. E quindi i giocatori di Amulet in diretta, per favore, non fate questa domanda, che se no, portatevi una pedina Land Drop. Daero. No, le partite sono in diretta, sì, è un coverage ottimo dove registrano... Mi sono messo una sveglia. Pronto per andare a per giocare. Per andare a vedere round 4. Chat! In bocca al lupo, Mengu! Dai, ciao ragazzi, in bocca spacca al lupo. Tutto. Niente, spacca tutto, dopo. Andre. Dai, ciao. Bella, Mengu. Grazie, grazie, ciao. Sì, le partite sono assolutamente in diretta differita, diciamo. Quello che fanno è che sono un po' avanti, le partite sono un po' avanti rispetto a quando noi le trasmettiamo, perché l'hanno già giocate, registrate, perché sennò non avremmo un coverage. Ole! Marco del Pivo 10-3, che meraviglia, che meravigliosa notizia. Due partite dalla top 8. Mi serve una. No, come una? Se vince la prossima patta. Sull'11-3 puoi pattare? Sull'11-3 patti, secondo me. Cioè, il rischio che possa pattare. Vedremo. Tanto grazie comunque alle Leviathan Rises Sojobo, che si sta comportando da bot e da mod in tutto, insomma, insieme. Sai che c'è? Lo rendiamo mod, perché se l'è meritato proprio. Vai, ora hai dei poteri. Ora sei veramente importante. Ah, vediamo il turno, comunque. Azusa. Un mana verde in pool. Che sta facendo? Tra l'altro, dove l'ha preso quel mana verde? Non ho idea di cosa stia succedendo in questo momento. Non ha amuleto, quindi non può fare granché. Fa Azusa. Ha fatto un land drop, lo contiamo, e c'ha un mana in pool, corretto. Poi, dai, ma... Boseggio, secondo land drop. Crumbling Vestige, terzo land drop. Ma è tutto finito, dai. E Azusa block. Tita, che fa? Fa Driade. Ah, che bella giocata invece, non è tutto finito, Non è per niente. Ah, c'ha un Valakut in mano, è vero. Eh sì, c'ha un Valakut in mano e adesso può fare un ulteriore land drop, perché il land drop di Azusa e il land drop di Dryad of the Elysian Grove si sommano, il land drop addizionale. Questo ragazzo gioca questo mazzo in maniera incredibile. Questo giocatore incredibile. È veramente forte. Incredibile. Ed eccolo qua, che spacchiamo grande. Doughty. Che grande, ragazzi. Doughty in risposta può fare nulla. Strano che non abbia spaccato Orchetto, però. Ah, perché Doughty è imbloccabile, giusto? Bellissima giocata da parte del giocatore Amulet Titan. Questa partita, avete visto? Volevate una partita spettacolare? L'abbiamo è arrivata. Avuta. Tra l'altro, abbiamo anche detto che il giocatore di Amulet Titan è in svantaggio, cioè il matchup non è positivo per lui, quindi... Vero. Sei terre in gioco. Chiaramente l'anello non lo può usare adesso. Ha pescato scammata. L'avevo chiamata Caspita! Prima, porca vacca. Oggi sto ammazzando tutti. E mi grazie proprio tutti. Al fatto mi che. Sto ammazzando tutti. Ma proprio grazie al fatto che non ha giocato quel raga, anche io volevo giocare, no? Esatto. Ed è 3 danni. E facciamo la prossima. Perché chiaramente non può superare un turno. Perché deve tapparsi per pagare il patto. È sempre legale portare al tavolo? Certamente sì, assolutamente. Si può patare. Ma che ore sono?
tutto ciò. Hai perso la cognizione del tempo e dello spazio. Quasi le 5. Ma è incredibile. Ma è possibile? Il tempo vola a commentare qua, eh. Io chiamo le giocate alle persone. Ma vabbè, ma purtroppo gioco abbastanza a sto gioco. Spero di qualificarmi a breve a qualche pro tour, così almeno magari qualcuno viene a commentarmi con Akira, sarebbe molto divertente. Sarebbe molto divertente. Lo spero ovviamente. E se no mi qualifico pure, vengo io e ti commento a te sul tuo canale. Ti devi aprire il canale Jacopo Giacomo. No, commento sul tuo, così ti faccio bannare l'account. 100%. Comunque, cioè, c'è un Forza Scam dal nulla. Attenzione. C'è il tifo ovviamente. Forza Scam. Quindi c'è Marco che si schiera contro la chat e fa bene. Fai senti, bene. Ma scusami, dimmi. Amulet contro Tron dovrebbe essere buono per Amulet, vero? O no? Amulet contro Tron? Ti posso dire che c'ho un numero di partite forse pari a zero. Penso che conti tantissimo il dado. Perché Tron di terzo mi sa che vince. No? Secondo tutto è Nails, che è un giocatore sicuramente molto esperto di Amulet. Amulet sta 80-20 a Tron, vuol dire che... Perfetto. Quindi probabilmente è il contrario, Tron sta bene da Amulet. Andiamo. Per Amulet è un bye, lo dicono tutti. Sì, probabilmente è un bye. Non ho partite. Si tiene doppio esplosivo in mano il giocatore di Rakdos Evoke. Tra l'altro... qui, comunque questa polarizzazione totale dei matchup è un po' estrema. Li scarta tutti e due. Siete dei talebani. Scarta due esplosivi, invece poteva fare esplosivo, tra virgolette, per spaccare mappa. Si può fare come giocata. Comunque, non lo fa. Adesso vediamo se ha amuleto o meno. E comunque nelle mani del giocatore americano... Andy Garcia Romo, c'è una Blood Moon, e Blood Moon è tanta roba, Blood Moon è tanta roba. Arrivano i foglietti, un blu e un verde in pool. Ega, comunque, on the draw, se Amulet on the draw e scappa un Karn a 7 di terzo, o anzi un Karn a 4 che magari prende, che ne so, un Snaring Bridge, secondo me non è così scontato, però sicuramente io veramente non ho, penso, mai giocato il matchup. Allora qui fa Tolaria West, carta vecchissima, no, carta 4, sono 4 copie, con la meccanica di trasmutare, che è una meccanica che non è mai tornata, una carta che si trasmuta con un determinato costo e va a prendere una carta che ha lo stesso mana value dal mazzo. Vabbè, in questo caso quindi 0. Amulet usa Tolaria West per trasmutarla in Summoner Pact solitamente, ma può anche trasmutarla in esplosivo. Ogni tanto mi è successo. Grazie, amore di papà, tutto qui vero. Serve la terza terra. 0-3 mentalità. Al giocatore di Rakdos Evoke, la terza terra arriva, sì, perché grazie a Grazer non avrà il tesoro di Ragavan, però la Blood Moon arriva comunque. Terra Bonobo. E Blood Moon qua sta partita praticamente la chiude. Blood Moon potrebbe mettere una pietra, una lapide su questa partita. A meno che non c'ha foresta in mano, perché fa sacco mappa, prendo... come si chiama? No, uguale, se c'è Tiresander in mano si sacca mappa, prende foresta. Comunque, insomma, il game 1 Dominic ha fatto il grande turno, eccetera eccetera, ma se Andy avesse giocato in maniera civilizzata probabilmente l'avrebbe vinta. Secondo me sì, cioè non... Come l'ha giocata un po' in maniera un po' allegra, ha fatto un po' lo splendido e Dominic lo ha punito, come giusto che sia. Detto ciò, vediamo questa Blood Moon. Ha toccato terra, Blood Moon bordo bianco, disegno bellissimo, molto più bello. Quella è il disegno di Dark. Esatto. Vecchio disegno, bellissimo. Questa carta è uscita proprio tantissimo tempo fa. Il land drop di Dominic Harvey è un land drop inutile, perché è una Valakut che in verità entra stappata proprio perché è una montagna. Non ci sono tanti danni chiaramente da parte di
Andy Garcia Romo, perché sono solo 4 a turno, solo per modo di dire, che 4 sono comunque abbastanza. La Blood Moon ti rallenta tantissimo. Ah, questo terminate sulla scimmia è particolare, eh? Guarda, la scimmia va uccisa. La scimmia va uccisa. Le scimmie vanno uccise. Ragavan prende un titano dalla cima, che comunque sicuramente non sarebbe stato utile per il giocatore di Amulet Titan in questo momento, che sta cercando un Tierra Sander, qualcosa. Sì, fa fare mana verde. Comunque la Driade, allora, la povera scimmia morta, quando si gioca un dolore su due oggetti che modificano il gioco in maniera sostanziale, chiaramente come Blood Moon e Driade, si gioca sui layer, quindi quella che entra dopo dovrebbe vincere, se non sbaglio, no? Quindi se entra Blood Moon dopo Driade, poi in verità la Driade non fa fare mana verde. Spero di non dire una castroneria, spero che qualcuno alla chat mi corregga, però dovrebbe essere così. Chiaramente Driade dopo Blood Moon invece rende tutto possibile. Trova foresta base senza, foresta, senza usare mappa, non male. Però ne serve un'altra, che può effettivamente prendere con mappa. Noi siamo bassi di vita. Non è il verde, è inutile tier. No, foresta. c'era mappa il tranco. Rispondiamo alla chat, dice non è il verde, inutile tier, ma con mappa mi vado a prendere la verde. Sì, ma può prendere pure il boseggio, ma non credo che abbia... Ah, sì, qui forse è meglio prendere con mappa boseggio in mano, spaccare Blood Moon e poi fare titano, che dovrebbe poter fare, perché chiaramente c'è... Dipende dalla giocata... Non c'è scartino? Ah, Terminate l'ha tirato prima, porca vacca, non riesco. L'ha tirato prima, l'ha tirato certo, su scimmia. Certo, sulla scimmia, l'avevi detto giusto, pure. L'ha tirato su scimmia, perché invece... scimmia va ammazzata, perché adesso c'aveva scimmia, se c'aveva termine tu devi ammazzare il titano, che eccolo adesso qua. Arriva. Boseggio sulla luna. Che carino boseggio sulla luna, non è... Non voglio dire che è arrivato un boseggio Endurse sulla luna, ma appunto... che è stato distrutto Blood Moon. Io sto pranzando con i Twix, la mia la tua forma fisica scadrasse. Beh, io con qua la pizza, ecco, la pizza è peggio dei Twix. Sì, a calabrese, ma calabrese di che? Calabrese, dai, facciamo la mia. Comunque vediamo ora, se ha pescato amuleto fa brutto, no, può c'è fare... esplosivo. Ah, ok, beh, vero, ha pescato anello invece. Anello è buono. L'unica pizza che dovevo prendere, ma che a Barcellona non hanno, è la norcia e bufalo. Questo è un inside joke che Jacopo Giacomoni porta sul mio canale da sempre ormai. Da sempre, non lo deve fare. Concentrati, vero, sulla partita. Vero. Sei mana, titano primitivo, basta? Non penso basta, a dirti la verità. A sei, sei è poco, eh? Sei è proprio poco. Poi da scammata, perché c'ha Fury, Ragavan, Feindead in mano. Quindi. E allora titano primitivo proprio non basta, deve fare l'anello. Vabbè, ha pescato l'anello? Sì, così ci hanno detto in chat. Se ha pescato l'anello di cosa parliamo, ragazzi? È 4 mana anello questo turno, non vedo... Vediamo... Ci pensa Dominic Harvey, giocatore canadese. Sì, arriva o non arriva? Dai, arriva o non arriva? Ce dà o non ce dà? Più che altro, perché non ne sono certo. Legge Valakut. Fai bene a leggerla, perché è una carta appena uscita, giustamente. Attenzione, sei mana? Titano. Titano? Sei mana titano? Sei mana titano? Niente.
Calmi Garden. Mi sa che ha sbagliato. No, però perché? Titano Calmi Garden e Calmi Garden è carina. Ma c'è Fury. Ho capito, ma lui non lo sa, però non lo so, che Fonte che può prendere? Radiant Fontaine non c'è, Fontaine ce l'ha. Però non, cioè lui non lo sa che c'ha Fury, non, no, che deve giocare la giocata migliore. Secondo te la giocata migliore è sempre Anello qua? Io non lo so. Tanto lui non ha ancora fatto terra, quindi quel Calling Garden triggerà due volte. C'è una pianta 0-1, rifarà una pianta 0-1. Però, no, si bouncerà Fontana in verità. Fa Fontana, va 8. Fa Fontana, va 8. 8 è una pianta, Fury sono... Perché due piante? No, una pianta sola. Sono 8 danni più... Poi 2, 4, 5, 6, lo può andare a 2 però, dai. Siamo ancora vivi. Invece ha giocato bene, perché si dà... sì che ha giocato. Ha la giocata migliore e poteva fare alla fine della fiera. Si dà uno spot perché se c'è Anello, dopo fa Anello. Esatto. Dopo per l'assurdo può fare. Patto, Driade, Terra, Anello e inizia a ammazzare o lui o i pezzi. Però, vabbè, buon vediamo. Ma i Bolt non penso, se qualcosa devi sai dare fuori. L'anello mi dirai che proprio poco, cioè arriva nel senso, non potrà molto pescare con questa anello. Arriva Fiori. Fiori con Feindet, quindi prenderà anche un segnalino più uno più uno. Oddio, perché ha messo un tesoro in più? Boh. Forse l'ha girato con la mano. Ah, era due. Ah, gli ha levato la seconda Valakut, che poteva essere incredibile. La seconda Valakut era molto forte. Era quasi. Molto forte, cioè, perché lui c'ha in mano Patto, abbiamo detto. Sì. La seconda Valakut. Era un missile, ragazzi. Forse era quasi win. Ok, turno decisivo per Dominic Harvey. Qui chiaramente, ripeto, fa l'anello, però lui può permettersi di cosa fare con l'anello una volta, insomma. Cioè, non. Che partita, ma che bello aver giocare questo giocatore, bravissimo, veramente bravo, sì. Si riprende in mano Foresta, che aveva fatto. Beh, qui credo che la giocata sia anello, fine. Cioè, adesso poi come vincere deve trovare il modo. Io ho quell'esplosivo a uno. Attenzione, prima di fare anello lui fa Driade. Fa patto. Arriva un altro titano. Ma perché può fare titano e anello? Sì. Ah, ok. Ah, titano la pesca adesso? No, l'ha fatto con patto, ha preso un patto. Ah, ha fatto patto, scusate. Ho deciso nel mio cervello che prendesse Driade di patto. Qua fa anello solo per fare a 4 mana nebbia. Banalmente. Poi si prende una Tolaria e una Bounceland, perché dopo vorrà fare Driade per ucciderlo. E qui fa anello passo, cioè non... che deve fare? Beh, ha fatto un turno dignitoso, direi. Sì. Quella in mano. Allora, quando vedo un mazzo full foil o quasi, poi io mi triggero tantissimo se non ci sono tutte le carte foil, soprattutto quelle importanti. Perché Dominic Harvey, che tra l'altro mi stai anche simpaticissimo, non hai i Valakut foil? Proprio i Valakut, poi! Perché mi sa che costa un botto di soldi. Anche se c'era, no, non è vero, c'era una Valakut. Quanto costa Valakut foil? No, non so, comunque c'era una Valakut promo ai tempi. Vabbè, fai un attimo questo turno. Dauti. Vai. Dauti è la pescata, no? Dauti è la pescata, infatti niente di incredibile. L'anello fa cose zozze comunque, eh? Permette di sopravvivere in momenti veramente. Vabbè, no, in verità la good foil sta a 20 euro, quindi non è. Attenzione, ecco, Dolaria West. Si cerca anello, fa anello, prende Driade. E vince così, secondo me.
Mi sa di sì, perché va... Che grande, ragazzi. Con che Vesuva, copia Valabit, attacca, sono 18 a te. Che giusto? Grande, no, che più di 18, 3, 6, no, sono 24, sono due terre. Che grande, che partita che ha fatto sto ragazzo. Cioè, l'ha ripresa proprio quei capelli. Grande, lo ha massacrato, grandissimo. Sta grandissimo. Contando. Ma deve contare quello con Scam, perché quello con ecco, è andata, grandissimo, grandissima vittoria, ragazzi, grande, veramente. Allora, come cazzo ci dite ha fatto, che non avete capito come ha fatto. Allora, lui fondamentalmente aveva pochissimi out. Di sicuro arrivare a 10 mana per fare anello e titano in quel turno era fondamentale. Lo fa, l'ha fatto da patto. E che cosa fa? Sa che la sua vittoria passa per forza da Valakut e da fare presto. Quindi con titano si prende un'altra Tolaria, ok? Per fare un altro patto al turno dopo. Quindi è il suo turno. Tappa 4 per patto per non morire. Infatti erano i mana che aveva alla vostra destra tappati. C'è un titano a terra che sta per attaccare, perché Terminet è stato fatto su una scimmia, ti ricordo. Però vabbè, questo Terminet, secondario, perché Terminet serviva farlo, esatto. Serviva probabilmente in quel momento farlo su quella scimmia. Sì, non lo so. A me forse, non lo so. Forse no. Comunque, detto questo, con la Tolaria che appunto aveva preso prima, la trasmuta con i tre mana dall'altra parte, fa Driade, la fa, ha una Vesuva in mano, questa è fortuna, chiaramente, perché se non ha Vesuva in mano vince uguale. Forse sì. Si prende la seconda Valakut e fa il drop dopo. Forse sì. Non lo so. Vabbè, però comunque Scam ha giocato male sia game 1 che questo, secondo me poteva giocare da meglio. Sì, secondo me anche game 1 comunque non è stato giocato perfettamente da Scam. Ma il giocatore di Amulet ci ha fatto veramente vedere grande. Grandissimo. La skill. La skill.